volevo ringraziare il sindaco, volevo ringraziare l'assessore e la ditta appaltatrice con tutti i suoi operai per aver reso possibile tutto questo, e anche mia zia.
Bene, sono arrivato da dove tutto è partito, in Noce. È stato difficile, è stata dura, ma ce l'ho fatta. Mancano gli ultimi 15-20 metri su erba da livellare. Qui c'è terra umida, sono blocchi, dovrò aspettare che si compatti un attimo, dovrà prendere pioggia, compattarsi. Comunque in teoria la prossima settimana dovrebbe piovere. Oggi è domenica 1 settembre, nei piani dovevo finire entro metà settembre, quindi ho ancora due weekend a disposizione per fare questa parte. E diciamo che poi la strada è imbastita, mancano le rifiniture, che sarebbero i lastroni di pietra a valle. Da qua a là ne andranno circa una ventina, spero di riuscire a recuperarli. E poi di là bisogna vedere, perché in teoria di lì c'è terra compatta. Qui, essendo portata, è cedevole, quindi dovrei mettere i lastroni, primo per compattare e secondo per avere una buona trazione di qua quando andrò su, e soprattutto quando scenderò magari con un po' di peso, e quindi ho bisogno di un buon grip. Va bene, per oggi può bastare. Avevo l'obiettivo Noce, ci sono arrivato. Adesso metto via, porto sulla carriola, metto via il piccone che dovrò sistemarlo per la prossima volta. Mentre oggi ho sistemato il manico del rastrello di ferro in 3 minuti scarsi. Non è una cosa fatta proprio ad hoc, ma regge, funziona, e quindi va bene così.
ho preso la decisione, scavo, non aggiungo tronchi perché li ho lassù, tra l'altro ancora da tagliare, non c'è tempo e soprattutto la strada non è pronta per affrontare un peso del genere, quindi scavo e porterò via e devo andare a livello con i paletti sotto, ma ho deciso così. Allora, vi spiego. Sto cercando di togliere le zolle d'erba, arrotolarle come un tappeto, scavare qui, portare via il materiale in più. Mi sarò abbassato. Oltretutto sarò più alto laggiù, perché se le arrotolo lì praticamente ho 10 cm in più, quindi faccio pezzi da 1,5 m, 2 e le arrotolo fino in fondo e dopo inizierò a scavare tutto. L'ho pensata quando ho fatto la pausa prima, ho bevuto prima di dirvelo, volevo verificare che si potesse fare e fin qui sta funzionando, vedremo alla fine. Ci vediamo più tardi. Later. Tappettino di erba è arrotolato, avrò fatto 6 metri. Domani tiro via questo materiale e cerco di livellare. Domani. Perché ora sono finito. Poi credevo di riuscire a non vedere il sole, invece tac tac. Su.
praticamente, se avete visto, ho scollato l'erba a monte, l'ho arrotolata a valle. Quando sono riuscito ho fatto tipo un tappeto, quando non sono riuscito ho preso le zolle d'erba e le ho messe sotto. Le ho fissate con dei picchetti di nocciolo per terra, in modo che abbiano un fermo. E secondo me, tempo 2 settimane, le radici dell'erba attecchiranno sotto e quindi mi faranno da barriera a valle. Mi ha portato sopra la terra. Dovrebbe funzionare, ci ho pensato stanotte. Ma pensatissimo, uno deve pensare a queste robe del notte, non può dormire. Un altro accorgimento di oggi era arrivare presto, perché se arriva qua il sole è finita. Manca poco, ma non finirò oggi. Adesso vado avanti fino a che arriva il sole e vediamo. Dopo lo picchetto. Tra l'altro sto facendo anche una dieta a base di moscerini. Non è che soddisfi molto. Neanche il palato. Soddisfa niente. Né l'appetito né il palato. Ciao! Prima prova, Valentino.
manca tanto così. E abbiamo iniziato che era tanto così, anzi, tanto così, così e così. Però è vivo, eh. Vai lì a lavorare. Manca un pochettino lì. A sinistra. Sinistra. Così è. Destra. Finisco un attimo, eh. Ciao! Un po' di commozione.
In verità la strada è pronta da sabato 14, ma dovevo aspettare le istituzioni. Bene, abbiamo finito nei tempi prefissati. Volevo ringraziare il sindaco, volevo ringraziare l'assessore e la ditta appaltatrice con tutti i suoi operai per aver reso possibile tutto questo, e anche mia zia. Però ci tenevo molto a ringraziare colui che ha reso possibile tutto questo, diciamo l'unico che veramente ci ha creduto e che ci ha messo cuore, anima, sudore e fatica, cioè me stesso. Allora tagliamo. Sono emozionato, ho aperto la tasca sbagliata. Ovviamente non ho una forbice. Siamo tornati in Baita Bassa e a conclusione del video vorrei dare alcuni numeri. Non fate caso se rispetto alla clip precedente ho i capelli tagliati e la barba anche. Era solo un fioretto, un voto che avevo fatto ormai 2 mesi fa, che è stato il tempo più o meno che ho impiegato per costruire la strada. Praticamente era un surplus psicologico, una forza in più che mi davo per poter finire il progetto. Non avrei potuto tagliare la barba e i capelli se non avessi finito la strada. Strada finita, barba e capelli tagliati. Ok. Ma veniamo ai numeri. Allora, la lunghezza della strada è 57,5 metri. Sono stati utilizzati 17 verticali, pali verticali, e 21 tronchi. I tronchi tagliati che vanno contro a fare bordo strada, fine strada, che dir si voglia, alzata. 16 carriole di sassi e 19 carriole di terra. Fortunatamente verso la parte bassa della strada sono riuscito a recuperare da sopra e portare sotto, e in più quel colpo di genio, per me è un colpo di genio, di arrotolare il prato e praticamente farmi da bordo strada con il prato ha fatto sì che io usassi meno terra. Totale giorni lavorativi 28, tra un po'
po' di ferie che ho fatto e i fine settimana, e totale ore un centinaio. Bene, la strada è finita, ma non è utilizzabile. Dovrò aspettare alcuni mesi. In più, sicuramente, quando ci sarà un primo assestamento, dovrò metterci mano, dovrò mettere i sassi dove c'è bisogno e magari apportare un po' di terra dove caderà. Penso che far passare l'inverno, o quantomeno 4 mesi, quindi adesso siamo a fine settembre, se ne parlerà per febbraio, penso sia utile per far sì che il terreno si compatti, e così avrò modo anche di iniziare un altro progetto che ho in testa. Perché, e questo è uno spoiler, ogni strada che si rispetti alla fine ha un parcheggio. Grazie per la visione. Ciao.